A Monopoli, presso l'Istituto Tecnico Industriale, la sezione e associazione radioamatori italiani di Castellana Grotte ha organizzato una serie di incontri in occasione del centenario della consegna del premio Nobel a Guglielmo Marconi. Ce ne parla Rumen Rotundo. In occasione del centenario della consegna del premio Nobel per la fisica per la telegrafia senza fili a Guglielmo Marconi, l'associazione radioamatori italiani di Castellana Grotte ha organizzato una serie di incontri nel fine settimana presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Monopoli per spiegare ai giovani la storia della radio. Durante i colloqui gli studenti hanno approfondito le nozioni di telecomunicazioni e le molteplici attività del radioamatore, soprattutto quando si presentano eventi calamitosi. Per l'occasione è stata anche allestita una stazione radio mobile, mentre l'istituto è stato iscritto fra le stazioni radio autorizzate ad assegnare punteggi validi per il diploma speciale internazionale denominato 1909-2009, centenario della consegna del premio Nobel Guglielmo Marconi, padre della radio, a cui partecipano i radioamatori di tutto il mondo. Chi è il radioamatore oggi e come lo si diventa? Beh, il radioamatore oggi è un tecnico, innanzitutto uno sperimentatore. È vero che ci sono apparati ad altissima tecnologia, quindi risulta difficile, o meglio, molto spinta la tecnologia per poter costruire apparati, però c'è sempre spazio, per esempio, per costruire antenne. Antenne che poi vengono testate sul campo anche in caso di calamità naturale. Si diventa radioamatore con un esame presso il Ministero delle Poste e Comunicazioni, cioè l'Ispettorato a Bari. Volendo si può fare un corso presso la sezione aerea di Castellana Grotte, che mette a disposizione gratuitamente questo servizio. Sostenuto l'esame si consegue il nominativo e la licenza per poter trasmettere in maniera autorizzata in tutto il mondo. 7, Golf, Charlie.